Tommaso, ma che ne pensi del dropshipping? Dovrei imparare il dropshipping, può essere un buon modo per fare soldi, può essere un modo per fare un po' di side income. Queste sono tutte domande che mi sono arrivate spesso nei DM di Instagram dopo aver fatto il video sul corso di Thomas Magorek. Infatti, da quello che ho capito, la maggior parte delle persone che compra questi corsi adesso si interessa al dropshipping come modo per fare soldi. E quindi volevo fare questo video per cristallizzare un po' i miei pensieri in merito. Ed in particolare ho visto un video di un ragazzo che rispondeva a uno spezzone di Mr. Rip che parlava di dropshipping e diciamo, mi ha ispirato un po' per lasciare qui queste riflessioni. Perché faccio questo video? Ho conflitti di interesse? Quali esperienze ho per poter parlare di questo tema? Non penso di avere conflitti di interesse, nel senso che non vendo nessun corso sul dropshipping né corsi su alternative al dropshipping, quindi non sono qui per dirvi di scegliere il mio metodo per vendere Kindle Books, che funziona molto meglio, no, assolutamente no. Anzi, molte delle critiche che ho sul mondo del dropshipping saranno copie e incollabili anche su tantissimi altri mondi che vengono presi e menzionati da guru che vi vendono corsi su come fare soldi. Quindi assolutamente non è questo. Parlo del dropshipping in particolare perché ho lavorato in un'azienda che era un aggregatore di e-commerce. Questo già l'ho menzionato nel video su Thomas. E che cosa vuol dire? Vuol dire che era un'azienda che comprava brand di persone che a volte erano partiti con il dropshipping o con formule similari e una volta comprati questi brand cercava di farli crescere, di scalarli su canali tipo Amazon o canali di marketing diretto. Quindi stiamo parlando di una realtà con centinaia di impiegati che lo faceva su grande scala, che poi tra l'altro è stata acquistata da un'altra realtà ancora più grande, Razor Group, che appunto lo fa però con migliaia di impiegati in questo caso. Quindi penso di avere un po' di conoscenza di questo mondo. Ho visto esperienze e storie di persone che effettivamente hanno fatto molti molti soldi partendo da quel mondo lì, ma voglio mettermi in guardia su alcune cose importanti. Quindi, che cosa dico io ai ragazzi che mi chiedono più informazioni sul dropshipping quando mi scrivono su Instagram? Fondamentalmente la mia risposta è più o meno questa. Il mondo del dropshipping è interessante, ok? Ci sono sicuramente tante cose che potete imparare, ma pensare di entrarci per fare soldi mi sembra una follia al momento, specie se non avete idee di prodotto, se non avete competenze in materia. State entrando in un ambiente super competitivo, super saturo, perché tutti i guru da anni vendono corsi su come fare soldi col dropshipping, quindi non sarete assolutamente neanche i primi, neanche tra i primi 1000, neanche tra i primi 10.000 che cercano di farcela con questo modello di business. Parliamo del mondo dell'e-commerce che sta un po' ristagnando dopo il boom che c'è stato nel 2020-2021. Adesso magari le cose cominciano un po' a cambiare, ma non facciamoci, come dire, sorprendere da questi numeroni. Ah, durante la pandemia, i numeri sono cresciuti del 150%. Non è un trend che è continuato, anzi. Nel 2021-2022 moltissimi dei brand con cui lavoravo hanno visto una decrescita delle proprie revenue. Quindi c'è stata addirittura una riduzione del mercato in alcuni momenti per alcuni settori. Quindi è qualcosa molto importante a cui pensare. State arrivando tardi se il vostro obiettivo è fare arbitraggio su un mercato che ancora non ha l'attenzione che merita. Questo non è assolutamente il caso. Quindi, perché fare dropshipping? Ho visto anche il ragazzo che appunto fa la reazione a Mr. Rip, che è molto appassionato di dropshipping. Mi sembra anche una persona onesta, nel senso che lui mostra i suoi risultati, i suoi numeri, fa vedere anche effettivamente quanta difficoltà ci sia nel lanciare qualcosa in questo mondo. Io prenderei proprio questo come esempio. Cioè, una persona che vi fa vedere la sua esperienza reale, vi fa capire che la maggior parte delle volte gli store che lanciate in dropshipping non fanno soldi, non fanno soldi facilmente, c'è bisogno di tanto investimento, c'è bisogno di provarne tanti, c'è bisogno di provare tanti store diversi. Quindi io lascerei perdere l'idea di dropshipping per fare soldi. Come spiego nella recensione del corso di Thomas, io lascerei proprio perdere anche l'idea del fare qualcosa per fare soldi e basta, perché penso che sviluppare skill più, come dire, durature, ok? Sempre verdi, skill sempre verdi, sia nel lungo termine anche un modo migliore per fare soldi, se proprio la vogliamo mettere da un punto di vista della pura, solida e dura pecunia, ok? E lo prenderei in considerazione solamente se
le skill che sono necessarie per avere successo nel mondo del dropshipping vi interessano, se avete voglia di lanciare un prodotto vostro, avere un po' questo piccolo percorso imprenditoriale, sicuramente può essere una buona esperienza. E soprattutto se avete l'idea per un prodotto che vi interessa, che vi piace, cioè questa mi sembra veramente la cosa più banale da dire, che però non ho visto menzionata da nessuna parte. Tutti i prodotti di successo con cui ho lavorato in questo aggregatore, tutti i founder di brand che se ne sono andati a casa con decine di milioni di dollari, ok? Ho visto founder che hanno venduto il loro brand dove lavoravo e che sono andati via con borse da decine di milioni di dollari, chiaramente non cash. E questo è il caso massimo, ok? Cioè, non pensate che questa sia la normalità, è veramente uno su 10 milioni, quindi non l'expected return di un'attività di questo tipo al momento non penso sia molto positiva, anzi forse è negativa. Però ci sono questi esempi estremi, ok? Chi ha lavorato su questi brand non ha preso il prodotto a random da AliExpress, da Alibaba, dal supplier cinese facendo mediazione tramite un agente a caso, ma era appassionato di un tema, sapeva che c'era la necessità per un certo tipo di prodotti, ha capito cosa poteva fare, cosa poteva costruire, ha visionato, ok? Non so se si può dire. Si è immaginato un tipo di prodotto che magari non esisteva, un prodotto esistente fatto meglio, e l'ha creato, ok? C'è un lavoro di iterazione, di testing. Poi sicuramente potete partire nella maniera che viene suggerita anche dai guru, che può essere quella più semplice possibile, del trovare un prodotto che già esiste e poi farci un markup sopra, ma non state generando alcun valore. E questa mancanza di valore aggiunto, diciamo, Rip nel suo video ne fa anche un punto un po' morale, e sono completamente d'accordo con lui, lo farei anch'io, nel senso, ok, cioè cosa state facendo con il vostro tempo, con la vostra vita, se semplicemente vi limitate a prendere un prodotto a caso e rivenderlo a un prezzo più alto tramite store di Shopify, pagando anche la parte di pubblicità. Ok, cioè posso capire che in maniera idealista è un qualcosa di non auspicabile, almeno che non auspicherei per me stesso, ok? Il ragazzo fa l'esempio di Ikea, che secondo me è un esempio sbagliatissimo, perché Ikea ha creato un concept, ha creato un brand fortissimo, ha supporto clienti incredibile, non devi aspettare 2 settimane perché ti arrivi un cosetto, ok, minuscolo, da uno store di dropshipping quando ordini da Ikea. I prodotti sono studiati e creati da loro, cioè non è facile creare una sedia che si monti solamente con quelle finte pinze che ti vendono dentro la loro confezione. Hanno fatto un lavoro incredibile su come confezionare i propri prodotti per risparmiare nella spedizione, risparmiare nello spazio, risparmiare sul cartone. Quindi l'esempio di Ikea non sta proprio né in cielo né in terra. Ci sono altri esempi che possono avere senso, di brand che magari comprano prodotti a prezzi più bassi dalla Cina, li fanno produrre in Cina e poi li rivendono, però anche lì c'è una componente più forte di brand, c'è una componente più forte di design magari. Se voi prendete e rivendete il prodotto così com'è, come mamma l'ha fatto, come mamma Cina l'ha fatto, su uno store, al di là di questa componente morale, prima o poi qualcuno arriverà e vi ruberà il pranzo, perché ci sono altre migliaia di persone che come voi hanno comprato un corso che gli ha spiegato che possono guardare le vendite su Amazon, possono vedere le vendite o gli ad su Facebook e copiare quello che state facendo. Se non avete nessun modo di differenziarvi, magari una volta su 10 avrete fortuna, ma poi morirà lo store. Cioè è una cosa che accade in continuazione a tantissime persone che fanno dropshipping. Da un momento all'altro lo store smette di funzionare. Magari a volte anche perché è in balia di Facebook, è in balia di Amazon, quindi poi vi bloccano l'account, vi bloccano le ad e tutto va in fumo. A volte smettono di mandarvi i prodotti e quindi avete tantissimi problemi di customer support, le persone si lamentano. Non sto dicendo che è un business impossibile, non sto dicendo che non lo dovreste fare, ma se decidete di fare dropshipping, fate che sia per uno di questi motivi. Avete un'idea per un prodotto che volete vedere nel mondo, avete validato che c'è idea, che c'è necessità per questo prodotto, che le persone sono disposte a pagare. Volete imparare le skill necessarie per gestire un dropshipping, ok? Quindi volete imparare come funziona Shopify, volete imparare a fare le ads, e avete un budget e dite, ok, io voglio spendere questo budget per
imparare sulla mia pelle questi temi. Magari hai preso un corso semplice su Coursera, su edX, questi corsi gratuiti, anche su YouTube, e per vedere come funziona Facebook Ads e dici, ok, voglio metterlo in pratica. Io ho fatto una cosa simile. Il canale YouTube l'ho aperto come esperimento per testare gli ads su Facebook, ok? Il mio canale di geopolitica originariamente era una pagina Facebook, ho fatto un video su un tema che conoscevo e l'ho sponsorizzato con i 30 euro che Facebook ti dava bonus quando aprivi una pagina. E poi da lì si è scatenata una serie di eventi, ok? La serendipità di una cosa del genere, che in un certo senso ha fatto evolvere quel progetto in un qualcosa di completamente diverso. Io mi augurerei per voi, in questo caso, un percorso di questo tipo. Quindi voi partite con il vostro store di dropshipping, siete disposti a spendere questi 200-300 euro per fare i vostri test, imparare manualmente come fare un sito, come fare le ads, anche provare un po' il brivido, ok? Poi, dovesse andare come probabilmente andrà, questo è un budget che avete mandato in fumo, c'è anche da dire che probabilmente 200 euro probabilmente non sono abbastanza per partire in maniera anche solo seria, tra virgolette, col dropshipping, quindi vabbè. Poi i numeri cambiano in base al mercato in cui vi trovate, al CPM degli ads che dovete lanciare, se avete bisogno di ads oppure no, perché questa è un'altra cosa importante, cioè parlano sempre di ads in questi corsi, ma ci sono anche prodotti che possono essere... possono rankarsi bene su Google, chiaramente lì c'è bisogno di una finestra temporale molto molto più lunga, che funziona bene in organico. Ho visto che TikTok cominciano a menzionarlo spesso, quindi forse ve ne parlano. Però ecco, lasciando da parte questi discorsi più tecnici e quanto budget avete bisogno, diciamo, gli scenari possono essere: ok, la maggior parte delle volte tornate a casa con un bagaglio di conoscenze, delle esperienze, anche qualcosa che potete mettere nel vostro CV, ok? Personalmente posso dirvi che c'è una persona che adesso lavora con me come freelance, e all'interno del CV una cosa che per me è stata interessante da vedere, che mi ha anche convinto un po' nel continuare la conversazione, è stato questo prodotto che questa persona ha creato e che appunto ha dimostrato il fatto che aveva un spirito imprenditoriale, che sapeva come far partire qualcosa, ok? Quindi può anche essere un buon investimento per il vostro CV. Nel caso in cui dovesse andare bene, diventa un prodotto che magari riesce anche a farvi fare qualche soldino, oppure magari vi mette in contatto con altre aziende di questo settore. Quindi il mio punto di vista è questo. Partite col dropshipping se volete imparare, o se avete un prodotto che volete vedere nel mondo, che pensate sia utile, magari tutti e due. Non partite con l'idea che il dropshipping sarà quello che vi farà fare soldi, e state molto attenti quando pagate corsi per il dropshipping, perché, come dicevo prima, sono corsi che hanno fatto in migliaia di persone, copiati tra tutti i vari guru, è tipo un gioco del telefono di corsi sul dropshipping. Secondo me vi va bene anche guardarvi una infarinatura gratuita su YouTube e poi andate a approfondire ogni tema specifico, cioè dovete crearvi lo store, andate a approfondire Shopify, anche lì su YouTube ci sono 3000 video. Volete approfondire il copywriting? Allora approfondite il copywriting. Poi magari in questo processo di creazione di store, creazione di prodotto, di idee, scoprirete che c'è un tema particolare che vi interessa e quello magari diventerà il vostro ambito di lavoro. Cioè magari capirete che non vi piace fare le ads, ma che vi piace la parte di design, e quindi comincerete a allenarvi su quello e studiare quello. E poi quello potrebbe diventare un lavoro che forse vi farà fare molti più soldi di quanti non avreste fatti continuando con la parte di dropshipping. Quindi, se siete giovani e avete soldi da spendere, magari pensateci. Se il vostro obiettivo è solo fare soldi, vi consiglio veramente di guardare altrove, di imparare delle skill che siano di valore, che possono essere retribuite da aziende, cominciare a lavorare magari anche da freelance, anche part-time, e poi cominciare a racimolare qualche soldino così. Servono skill, serve abilità, serve intuizione, serve culo, serve budget per lanciare un progetto da zero e farlo funzionare, quindi non scommetterei tutto quello che avete su quello. Io spero che questo video vi sia stato utile, ci tengo a ribadire che il ragazzo menzionato in questo video, adesso non ricordo il nome, ma non voglio assolutamente, non ho nulla assolutamente contro di lui, anzi lo seguivo anche prima che facesse questo video per... verso Mr. Rip, proprio durante la ricerca per sul corso di Macori, che ho incontrato il suo canale. Penso che sia lodevole quello che fa di condividere in maniera trasparente, almeno fino ad ora e almeno in base a quello che ho visto. Magari non è trasparente, però finora mi sembra lodevole il modo in cui lo sta facendo. Non vende nulla, quindi se siete interessati a vedere la sua storia, la storia di qualcuno che
sta avendo problemi a lanciare uno store in dropshipping, nonostante abbia comunque esperienza nell'ambito, nonostante l'abbia fatto in passato, può essere un buon reality check da andare a controllare. Io spero che questo video vi sia stato utile o che sia stato interessante, e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!